Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi volevo parlarvi della nuova collezione Essence, quella firmata Kisses from Italy, baci dall'Italia, perché la trovo veramente particolare e alcuni prodotti devo dire che mi sono piaciuti, mi hanno incuriosito tantissimo, anche se non sono ancora riuscita a trovare nulla negli stand della mia città, però spero magari online o comunque prima o poi di riuscire a trovare qualcosa. Questa è una collezione particolare perché è tutta ispirata all'Italia. Contiene 11 prodotti, alcuni in formato mini, proprio fatti apposta per i viaggi, e secondo me ci sono dei prodotti veramente particolari. Il primo prodotto è una matita per sopracciglia 2 in 1, perché ha da una parte la matita con una texture molto morbida, delicata, che andrà ad enfatizzare le sopracciglia, e dall'altra parte c'è il pettinino per andarle a regolare. E questa matita è disponibile in due colorazioni, tutte e due brown, però una è più scura e una è più chiara. Questo è un tipo di prodotto che io personalmente non utilizzo, però per chi lo utilizza mi sembra comunque molto interessante e vi dico subito il prezzo: questa matita costa 3,79 euro. Il secondo prodotto è un mascara volumizzante ed incurvante con uno scovolino fatto apposta per andare ad incurvare le ciglia, dandogli un effetto wow e diciamo un effetto ciglia finte che renderà il vostro sguardo molto intenso e molto accattivante. La cosa particolare di questo mascara, che come colore è disponibile solo in nero, è il packaging, perché il packaging presenta tutta una serie di labbra disegnate sopra che richiamano appunto il nome della collezione Baci dall'Italia. Quindi ci sono tutte queste labbra che lo rendono un po' particolare come packaging. E questo costa 3,59 euro. Il terzo prodotto è un eyeliner in penna di colore nero che rende l'applicazione molto più semplice rispetto agli eyeliner normali, perché questa formulazione in penna permette di stendere la linea dell'eyeliner in maniera più facile, si può fare sia sottile e delicata, sia più spessa per un look più deciso e più intenso, quindi potete assolutamente scegliere voi il tipo di linea che volete andare a fare sul vostro occhio. Questo costa 3,59 euro. Il quarto prodotto sono delle cartine assorbenti per il viso che contengono il blush. Quindi, oltre ad andare ad opacizzare il viso, quindi come le classiche cartine che già Essence aveva messo sul mercato da tanto tempo, queste contengono anche il blush, quindi daranno al vostro viso un aspetto opaco, ma anche con una colorazione comunque intensa, proprio tipica dell'effetto blush. E basterà tamponare leggermente sugli zigomi queste cartine per ottenere l'effetto. Quello che mi piace tantissimo di questo prodotto è il packaging, perché è stato pensato proprio come una cartolina, quindi sono all'interno di una busta che richiama proprio una cartolina con un'immagine tipica italiana che è quella di Amalfi e ha tanto di timbro, di francobollo e di spazio per l'indirizzo. Quindi secondo me è un packaging veramente particolare, quindi anche solo per togliersi magari lo sfizio di avere un prodotto così particolare, secondo me sarebbero da provare e costano 3,79 euro. Poi, sempre per rimanere in tema di packaging un po' particolare, c'è lo shampoo secco in foglie. Anche questi sono inseriti all'interno di una busta con un'immagine tipica italiana, quindi hanno un bel packaging, ma sono veramente particolari proprio come prodotto in sé, perché questi fogli hanno proprio la funzione di uno shampoo secco. Quindi, anziché il classico shampoo secco, voi potete prendere queste salviette e passarle sui vostri capelli dalla radice alla punta, perché riescono ad assorbire il sebo del cuoio capelluto. Quindi, insomma, per un viaggio, per un momento in cui magari dovete rimandare lo shampoo vero e proprio, possono essere utili. E costano 3,79 euro. Poi c'è una tipica pochette da viaggio trasparente, utile soprattutto se viaggiate in aereo col bagaglio a mano, perché la busta deve essere trasparente, ma questa ha la particolarità di avere tutte le labbra disegnate sopra, quindi anche questa, esattamente come il mascara, richiama proprio il nome della collezione. Ed è una semplice busta con la sua cerniera, che però secondo me è carina e costa 3,79 euro. Guardo in basso perché mi sono scritta i prezzi.
Poi un altro prodotto che è veramente carino è la spazzola per i capelli. È una spazzola piccolina, districante, che può essere utile in spiaggia, può essere utile in viaggio, può essere utile in una serie di occasioni e ha un packaging comunque carino, anche se molto semplice, sui toni dell'azzurro, e costa 4,99 euro. L'ottavo prodotto è uno stick illuminante viso, effetto rinfrescante ed effetto bagnato. Questo è semplicemente un illuminante in stick, però a differenza degli altri lascia sulla vostra pelle una sensazione di freschezza, quindi per il caldo e per l'estate sicuramente passarsi un pochino questo illuminante che fa questo effetto fresco sulla pelle è qualcosa di molto piacevole e questo costa 3,59 euro. Poi c'è un altro prodotto secondo me molto carino che è lo spray corpo illuminante effetto abbronzante. Praticamente è un semplice spray illuminante per il corpo liquido che però dà questo effetto abbronzante perché contiene all'interno delle microparticelle riflettenti sulle tonalità dell'oro che riescono a dare al corpo appunto questa sensazione di abbronzatura, questo effetto di abbronzatura. E questo è un prodotto che io sicuramente dovrei provare perché avendo la carnagione così tanto chiara e non potendo stare al sole, quindi non potendo, diciamo, realizzare una vera e propria abbronzatura, forse un prodotto del genere potrebbe essere carino. Chissà se lo trovo, magari lo proverò. E questo costa 3,79 euro. Il decimo prodotto è quello che mi attira di più in assoluto e spero proprio di trovarlo perché è la crema mani ai limoni di Sorrento, quindi con fragranza limoni di Sorrento. Però rispetto alle altre creme mani, questa, se non ho capito male, è una specie di gel, comunque una crema molto leggera che si asciuga subito lasciando le mani morbide e vellutate, ma senza creare sulla mano quell'effetto di unto che spesso le creme mani vanno a creare. Questa mi incuriosisce veramente tantissimo, ha un packaging molto carino, piccolino, quindi da viaggio che potete mettere in borsetta, potete mettere in valigia, potete mettere dove volete e ha disegnati sopra i limoni di Sorrento, appunto, con il tappo giallo che ricorda il limone e questa è una cosa che veramente se trovo sicuramente vado a comprare perché mi attira e mi incuriosisce e costa 3,79 euro. L'ultimo prodotto è un set di tre mini lucida labbra con dei colori tendenti al rosato, però dalle tonalità più chiare a quelle più scure, però sempre sui toni del rosa, e sono tre matite piccoline che potete mettere in borsetta, potete mettere nella pochette, potete mettere in valigia e portarvele in vacanza. E secondo me per l'estate sono veramente carine perché hanno delle tonalità che fanno davvero molto estate. Sono tre lucida labbra effetto semi matte che comunque secondo me sarebbero da provare, anche queste mi piacerebbe riuscire a comprarle e costano 4,99 euro. Questi sono tutti gli 11 prodotti della collezione Kisses from Italy. Fatemi sapere se conoscevate questa collezione, se siete riusciti a trovare qualcosa e quindi a provare qualcuno di questi prodotti, fatemi sapere che cosa e come vi siete trovati. Io vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto e io vi mando un bacio enorme.